Quando si parla di stampa 3D, Bambulab è sinonimo di innovazione. Ha stravolto il mercato delle stampanti desktop, ma sarà così anche questa volta? La nuova Bambulab H2D sarà in grado di vincere le nostre aspettative? Molto criticata sotto alcuni aspetti, secondo me H2D non è da sottovalutare. Ha parecchie cose interessanti, ma non è tutto perfetto. In questo video vediamo le novità e... Ciao, benvenuti in questo video, io sono Giorgio e mi occupo di stampa 3D. Finalmente è arrivata la Bambu H2D, andiamo a scartarla insieme e ci sono tantissime cose da dire. Scatola degli accessori. Il primo contatto con l'H2D, adesso il problema sarà tirarla fuori. Ragazzi, la stampante è davvero pesante, sono 42 kg stampante, parliamo della versione stampante più AMS. E vi dico che mi sono dovuto far aiutare per portarla in casa e in due persone salire le scale comunque è stato complicato. Madonna, abbiamo un sacco ragazzi. Siamo al limite di quello che può essere una stampante desktop, cioè da mettere sulla scrivania. Sarà proprio questo motivo, secondo me, che ha condizionato le dimensioni della stampante. Ok, ragazzi, non ci sta neanche sul tavolo. Interessante qua il sistema di pulizia, mi sembra che l'hanno migliorato parecchio, soprattutto qua la pulizia sul gommino, come vedete proprio il nozzle va a incastrarsi dentro quelle lamelle e viene grattato proprio completamente, questo mi piace parecchio. Mentre qua invece abbiamo questi cosini, ok, si arma in questo modo e poi va a tagliare il filo. La stessa cosa anche lì, sistema armato. Taglio, bello. Avvia. Ok, adesso magari rimuoviamo anche questo. Wow, bella. Devo dire comunque che, come al solito, Bambulab. Un volume di stampa di 350 mm x 320 x 325 con alcune considerazioni che vediamo dopo, perché avendo i due estrusori andiamo a perdere un po' di volume. E la novità più interessante sicuramente è il doppio estrusore. Abbiamo quindi due nozzle, uno a destra e uno a sinistra, uno che rimane fisso e quello di sinistra invece che si muove su e giù. Abbiamo però un singolo estrusore, cioè un singolo motore che va a gestire entrambi i filamenti con un sistema di cam e un levoraggio che va a selezionare il filo di destra o di sinistra. I nozzle sono quelli con la clip, facilissimi da sostituire come ci ha abituato la 1. In realtà sono leggermente diversi, hanno diminuito la dimensione del dissipatore, aumentato la dimensione, la lunghezza della camera calda. Questo per aumentare il flusso e la velocità di stampa. Ma sta roba qua deve essere un incubo da smontare nel caso di un problema. Cioè già vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6 viti. Qua sicuramente se hai un clog ti devi rimboccare le maniche e armarti di pazienza. L'estrusore è davvero massiccio. Cioè, questa è la mia mano. Altra novità, il motore dell'estrusore non è più un passo passo, ma abbiamo un servomotore, quindi un motore brushless con encoder. In breve, il servomotore garantisce coppia anche alle alte velocità e soprattutto può essere utilizzato via software come un vero e proprio sensore di pressione all'interno della camera di estrusione. Quindi è possibile compensare e migliorare notevolmente l'estrusione. Estrusione che è probabilmente la fase più importante e delicata nel processo di stampa 3D, quindi poterla controllare perfettamente è fondamentale. Dopo più di 10 anni di stampa 3D, aver provato e costruito stampanti diverse, secondo me questa caratteristica rende questa stampante davvero notevole ed è forse una delle innovazioni
che portano una miglioria più grande a parte il doppio estrusore. E sicuramente cercherò di approfondire di più la questione, quindi se ti interessa scrivi qua sotto nei commenti estrusore. In realtà questa non è una novità di cui hanno parlato molto, probabilmente è una questione molto tecnica che non piace tanto al marketing, ma secondo me questa novità migliora molto la qualità di stampa. Allora ragazzi, prime impressioni a caldo dopo le prime stampe fatte con l'H2D, è una bomba. Questa stampante, ragazzi, è una stampante professionale, è assurda. Il fatto che abbia il doppio estrusore vi permette di fare un sacco di cose, risparmiare materiale, tempo, tanta roba. AMS 2, figata, che abbia l'essiccatore. Consuma circa 100 watt, quindi in linea più o meno con gli altri essiccatori. Ha la porta qua, quel pallino arancio che vedete, la porta di uscita per l'aria, quindi viene buttata fuori l'aria umida, e in più dentro abbiamo anche le bustine di silica gel per tenere essiccate le bobine. Che abbiamo appunto questa icona, ci porta nell'asciugatura e umidità, e possiamo selezionare il materiale, la temperatura e per quanto tempo essiccare. In questo caso poi si fa avvia, sentite che si apre la valvolina sotto di uscita dell'aria e adesso dovrebbe partire. Infatti è partito. Tra l'altro è anche abbastanza silenzioso. Ma ragazzi, non potete essiccare mentre state stampando. Questa cosa è assurda, secondo me Bambulab qua poteva pensarla meglio. Non si può essiccare, e anzi quando si fa partire l'essiccatore vi dice proprio di andare a rimuovere il filamento e andare a torcigliarlo sulla bobina. E il filamento potrebbe ramollirsi qua dentro e creare problemi. Peccato perché sarebbe comodissimo poter essiccare mentre si stampa. Essiccatore che fa anche girare le bobine per deumidificarle ancora meglio. Però ecco, questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso. Altra novità è la MSHT, è una AMS a singola bobina, ma che arriva fino a 85 gradi, quindi per materiali tecnici ad alta temperatura. E anche qua attenzione, arriva una cosa che inizialmente non era ben chiara, ovvero ogni unità AMS può funzionare solo con un ugello, ovvero con l'ugello a cui viene collegato. Ad esempio avete una AMS, l'ho collegata all'estrusore destro, le quattro bobine di quelle AMS funzioneranno solo sull'ugello destro. Quando quindi vi arriva la stampante a casa con un solo AMS, avrete la possibilità di collegarlo a destra o a sinistra, e sull'ugello che rimane libero andrete a collegare una bobina esterna. Oppure dovrete andare a comprare un'altra MS2 o una MSHT da collegare al secondo estrusore. Fatta questa distinzione, poi ad ogni MS potrà essere collegato a cascata un altro MS, ma quello che è importante è che non si possono mischiare le bobine di una MS collegata su un estrusore e sull'altro estrusore. Questa cosa in realtà è molto logica, se ci pensate. Parlando appunto di AMS, è stata introdotta anche una nuova funzionalità in Bamboo Studio con un algoritmo che vi dice già dove posizionare le bobine negli AMS. In ogni caso è sempre possibile andare a forzare la posizione, quindi dirgli no, io questo filamento lo voglio qua perché è così. Però se fate stampe con tanti colori, lui va ad ottimizzare le posizioni per utilizzare determinati colori su un determinato ugello, in modo da fare meno cambi e meno sprechi di tempo e materiale. Altra novità super interessante è che finalmente abbiamo un riscaldamento attivo della camera, quindi la camera, grazie a un riscaldatore PTC, può arrivare fino a 65 gradi, quindi stampante che permette di stampare anche materiali più tecnici e rugnosi, anche grazie al piatto che arriva fino a 120 gradi. Abbiamo anche poi un sistema di filtraggio con filtro EPA e a carboni attivi, con tutto un sistema di spoiler e ventole per il ricircolo dell'aria. Possiamo attivare la ventola ausiliaria, così facciamo anche un po' una prova. Ok, questa è piuttosto rumorosa, però quando si chiude la stampante non si sente quasi più. Ok, ma la figata è proprio questa. Ventole della camera, da qua possiamo andare ad attivare il raffreddamento, quindi si alza qua lo spoiler, ad esempio stampando con materiali come il PLA, far fuoriuscire l'aria calda e mantenere la camera a temperature basse. E si è aperta la bocchetta che butta fuori aria da qua dietro. Ecco, questa è davvero potente, fa un casino assurdo, non riesco quasi a parlare. Ovviamente da qua si può andare a diminuire l'intensità di aspirazione. È così appunto potente perché aprendo qua abbiamo appunto le ventole di estrazione, qua sotto c'è il riscaldatore della camera, e questo è il filtro
a carboni attivi e filtro EPA. E qua c'è appunto il sistema che va ad aprire e chiudere il passaggio dell'aria. Attenzione. Qua dovrebbe partire. E sta ventola è una bestia. È anche molleggiata sui gommini, ma comunque fa un casino assurdo. Adesso qua c'è anche questo sportellino. Si è incazzata. Non so in che condizioni vada ad aprirsi questo, probabilmente quando la temperatura della camera è molto elevata. Comunque è intelligente. Da modalità di raffreddamento a riscaldamento, quella si apre e si chiude. Ok. Altra novità, hanno aggiunto moltissimi sensori per gestire ancora meglio il processo di stampa e renderlo più funzionale possibile. Hanno aggiunto una videocamera sull'ugello e l'intelligenza artificiale che monitora soprattutto la fase iniziale di stampa e va a rilevare diversi problemi. Ma non solo, grazie a dei QR code è anche in grado di rilevare quale ugello state montando sui due estrusori. C'è anche un sensore per la calibrazione degli offset dei due estrusori che sembra funzionare molto bene. Ovviamente abbiamo anche il livellamento del piano che su un volume così grosso inizia a diventare piuttosto lento. Ho notato anche che a volte fa più di una volta la calibrazione e quindi si allungano molto i tempi di inizio della stampa. Questo per alcuni è un po' fastidioso, ma in realtà sì, è vero, ci mette qualche minuto in più a partire, però quando parte, ragazzi, parte sempre bene. E in generale ho notato che la stampante è piuttosto intelligente sotto molti aspetti, rendendo l'esperienza comunque di utilizzo davvero eccezionale e soprattutto semplicissima. Per quanto riguarda il volume di stampa è grande, sì, ma utilizzando il doppio estrusore andiamo a perdere circa 2,5 cm in base a se utilizziamo l'estrusore sinistro o destro. Se vogliamo andare a utilizzare tutti e 350 mm sulla X dovremo utilizzare entrambi gli estrusori con lo stesso materiale. Con singolo estrusore si passa invece a 300x320x325. Spendiamo due parole anche per parlare della nuova piastra encoder, questo piatto magnetico che inserite con una serie di QR code che la stampante con la telecamera rileva e fa tutta una sua calibrazione per aumentare ancora di più la risoluzione di spostamento degli assi e quindi in teoria anche la precisione di stampa. A mio parere comunque il prezzo non so se vale la candela, se probabilmente qualcuno durante la spedizione riceve una stampante molto scalibrata può essere utile, o magari dopo davvero tantissime ore di stampa può essere una cosa utile da fare. Comunque sia aumentare così tanto la precisione di spostamento nella maggior parte dei casi non ha alcun beneficio perché l'estrusione e le caratteristiche del materiale sono quelle che influiscono di più sulle tolleranze della stampa. La stampante in sé è già piuttosto precisa. E già che ci siamo spendiamo due parole sul laser. Un po' mi sono pentito di non aver comprato, devo dire, la versione laser perché mi sarebbe piaciuto provarla perché ho visto delle cose molto interessanti. Versione laser che è stata super criticata e effettivamente ha dei lati negativi, sì, però secondo me Bambulab ha fatto davvero anche qui un'innovazione nel rendere una macchina sola in grado di portare a termine più processi produttivi. Cioè voi comprando la versione laser avete davvero un piccolo laboratorio che vi permette di fare un sacco di cose. Pensate magari a chi fa del modellismo, può tagliare dei pezzi di legno, può stampare il polimero, può tagliarsi i vinili. È davvero, secondo me, molto bello. Ovviamente il prezzo aumenta parecchio, quindi qualcuno inizia a guardarsi in tasca e dire ma magari mi conviene di più comprare un laser che fa solo quello. Sì, sicuramente non è adatta a chi fa taglio laser tutti i giorni, però per chi magari ogni tanto ha bisogno di tagliarsi dei pezzi eccetera eccetera, secondo me è una figata. Tra l'altro comunque hanno detto che hanno fatto i loro test e quindi hanno visto che con una minima manutenzione dopo la fase di laser, la stampa 3D, la fase di stampa non viene minimamente intaccata né la precisione né, quindi ovvio che va fatta una minima manutenzione essendo comunque una stampante 3D e non un laser pensato per fare solo quello. Vediamo quali sono i pro e i contro di questa nuova Bamboo H2D. Allora sicuramente nei pro mettiamo il doppio estrusore che arriva fino a 350 gradi, il volume di stampa maggiore, la camera riscaldata, il filtro EPA è a carboni attivi e è molto veloce. Nei contro invece metterei che la stampante è pesante e ingombrante, il fatto che sia sofisticata e complicata e lo metto in arancio, non è un vero e proprio
difetto che l'AMSHT non è incluso, ma visto il prezzo della stampante sarebbe stato bello averlo già incluso, dato che comunque è anche scomodo avere una bobina esterna. Quindi questo era un po' il resoconto della stampante. Nel prossimo video vedremo dei test approfonditi su questa stampante, quindi se vuoi sapere qualcosa in particolare, delle curiosità, scrivi qua sotto nei commenti e cercherò di soddisfare le vostre richieste. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, per me è davvero importante e per te non costa nulla. Grazie mille, ciao e alla prossima.